Ma quello che soprattutto vorrei mettere a tema con voi oggi è proprio l'utilizzo che è legato a una certa comprensione di queste che sono forme di poesia e di preghiera interne alla scrittura. Innanzitutto quello che caratterizza i salmi in generale, come tutti i cantici biblici tra l'altro, è proprio la musicalità. Ora, voi li pregate sicuramente nella traduzione italiana, che purtroppo non riesce a renderla, perché in ebraico la costruzione di queste forme di preghiera è molto attenta alle assonanze, alle rime e soprattutto alla possibilità di cantillare secondo un ritmo tradizionale. Ecco, questi salmi sono costruiti proprio non per essere recitati, ma per essere cantati o cantillati. Questo vuol dire che anche quando li utilizziamo all'interno della liturgia personale o sinagogale, noi non li preghiamo parlando, ma li cantilliamo seguendo una metrica che viene data dagli accenti massoretici. Ora, farlo in italiano risulta, o in qualsiasi altra traduzione, risulta pressoché impossibile, sia perché vengono a mancare le rime e le assonanze della lingua ebraica, sia perché la cantillazione massoretica si fonda proprio su questo, e quindi è un'operazione che si può fare soltanto utilizzando il testo originale. Per questo ho portato alcune musiche oggi per farvi sentire quello che tra poco vi proporrò, perché abbiate un po' un'idea di com'è questo genere musicale, che risponde fondamentalmente all'esigenza di esprimere con la preghiera salmica l'unità della persona, corpo e spirito strettamente connessi. C'è anche un salmo che sottolinea questo e che tra l'altro trovate anche nelle pagine che vi sono state date. È il Salmo 35, che al versetto 10 dice: tutte le mie ossa diranno chi è come te, Signore, che è un modo tipicamente biblico per dire: ti sto pregando con tutto il mio essere, con tutto il mio nefesh. Termine che solitamente viene reso nelle traduzioni delle Bibbie italiane con anima, con tutta la mia anima, ma in ebraico indica sia l'anima che il corpo dell'uomo. Nefesh in ebraico è sinonimo di persona, quindi unità di corpo e spirito praticamente inscindibili, e di cui il cuore costituisce l'elemento centrale, sede dei sentimenti, della volontà e della ragione. Ora, in queste modalità espressive, liturgiche, che vogliono rivolgersi a Dio con tutto l'essere dell'uomo, ma anche con tutte le capacità umane. Provate a pensare al Salmo che conclude il Salterio 150, il grande Alleluia, che poi sentiremo, dove si invita a dare lode a Dio con tutte le potenzialità umane, col canto, con gli strumenti musicali, con la parola e anche con la danza, quindi col linguaggio del corpo. Dicevo, in questa modalità che veicola l'essere più profondo dell'uomo attraverso modalità espressive diverse, si lega anche la necessità di poter dire in questo modo a Dio ciò che l'uomo prova e sperimenta in qualsiasi momento della vita, sia gioioso sia triste, arrivando anche all'imprecazione quando serve, perché anche l'imprecazione nel mondo biblico è una forma di preghiera. Nasce dalla fede di chi anche nel momento dell'angoscia è convinto che comunque la presenza di Dio, magari non percepita, continuerà a accompagnare il suo cammino. Questo giusto per
dare, riprendere sicuramente temi che avete già trattato, ma vorrei adesso ritornare un attimo con voi proprio alla loro collocazione canonica dentro il canone ebraico, nel senso che nella versione cristiana cattolica della Bibbia, quindi nel canone cattolico, i salmi con tutta la sezione dei sapienziali sono stati collocati prima della profezia, quindi fra i libri storici e i libri profetici. Nel canone ebraico invece, che è più antico di quello cattolico, fanno parte del terzo gruppo. Quali sono i primi due? Abbiamo la Torah, il Pentateuco, che è la rivelazione in senso forte dal punto di vista ebraico, ciò che Dio ha rivelato al Sinai e a cui non è più stato aggiunto nulla, e quindi è la rivelazione in senso forte, la Torah, che significa, come sapete, insegnamento. Poi abbiamo il secondo gruppo, che comprende i profeti, i Nevi'im, e che comprende anche quei libri che voi nel canone cattolico considerate storici, tipo i libri dei re, Giosuè, primo e secondo Samuele, quindi tutti quei testi che nella prospettiva ebraica sono già una lettura profetica della storia. E perché sono dopo la Torah? Perché ne esplicitano i sensi, quindi non aggiungono nulla alla Torah, ma ne sviscerano i sensi nella storia. Da ultimo, ci sono i cosiddetti Ketuvim, gli scritti sapienziali, che comprendono anche i salmi. E che cosa sono questi scritti? La storia celebrata. Quindi il filo rosso che lega queste tre parti è proprio l'essere radicati tutte e tre le parti nella Torah, che è la rivelazione fondante, una Torah che ha bisogno di essere sviscerata, ecco la profezia, una Torah che ha bisogno di essere celebrata, ecco gli scritti sapienziali. Ora, in questa sezione scritti, i salmi occupano il primo posto. Prima ci sono i salmi, subito seguono i proverbi e poi il libro di Giobbe e poi le cinque Megillot, i cinque rotoli e tutto il resto. Ora, già questa scansione dal punto di vista ebraico veicola un messaggio. Perché? Perché se andiamo a prendere le iniziali dei nomi dei primi tre libri, quello dei Salmi, quello dei Proverbi e quello di Giobbe, le iniziali in ebraico, per i Salmi Tehillim, quindi immaginate una T, per il libro dei Proverbi Mishle, immaginate una M, per il libro di Giobbe Yov, immaginate un Aleph che non è una, è un suono gutturale con un'aspirazione molto piccola. Mettete pure una A, tanto per capirci. Quindi abbiamo detto una T, una M, una sorta di A. Se le prendiamo a rovescio, secondo la collocazione dei libri, partendo da Giobbe, passando poi ai Mishle, ai Proverbi e arrivando ai Tehillim, ai Salmi, componiamo una parola ebraica che è fatta proprio dall'Aleph, dalla Mem e dalla Tav, che significa verità, Emet. Ecco, le vocali non fanno parte dell'alfabeto ebraico, quindi si aggiungono per la lettura. Quindi questi primi tre libri nell'ultima sezione del canone biblico formano la parola Emet, verità. Ora, questo non è solo un gioco di parole, vuol dire che tra questi testi, e in particolare nei primi tre, viene celebrata la verità biblica attraverso Salmi, Proverbi e Giobbe. E non a caso questa verità biblica così celebrata è seguita poi dalle cinque Megillot, cinque testi che leggiamo in occasione di alcune feste e che sono il Cantico dei Cantici, Ruth, le Lamentazioni, Coelet e Esther, che segnano un po' le tappe dell'amore umano.
da quello dell'innamoramento, il Cantico dei Cantici, fino alla capacità di dare la vita per il proprio popolo, che è il libro di Ester. Quindi già il canone ci dice che tutta quella verità contenuta nella Torah, sviscerata nei profeti, deve essere celebrata e deve portare a una vita nel segno dell'amore. Ecco, il messaggio del canone è soprattutto questo. Se però andiamo a riconsiderare tutto questo, secondo la modalità con cui il redattore finale ha costruito il libro dei Salmi al suo interno, ci accorgiamo che il riferimento alla Torah è il più forte, perché, come penso abbiate già visto con chi mi ha preceduto, i 150 salmi sono organizzati in 5 libri. Ecco, in 5 libri che richiamano i 5 libri del Pentateuco. Tra l'altro, questa divisione è contraddistinta proprio dal modo con cui viene chiamato Dio. Signore, cioè il tetragramma impronunziabile, o Elohim, il Dio di tutti, e dalle dossologie finali. Per cui, se andate a vedere la conclusione di ciascuno di questi 5 libri dei Salmi, trovate delle dossologie che o celebrano Dio, il Dio di Israele, che è anche il Dio di tutti in contemporanea, o si soffermettono al centro un nome o l'altro. Quindi anche questo ci dice quanto il redattore finale abbia voluto, alla fine di ogni libro, raggruppamento all'interno del libro dei Salmi, portare l'attenzione del lettore su un aspetto della rivelazione di Dio. Perché? Perché questi due nomi corrispondono ai due attributi fondamentali di Dio. Il tetragramma impronunziabile corrisponde all'attributo della misericordia, e Elohim corrisponde all'attributo della giustizia. E qui a pagina 2 dei fogli che vi ho portato trovate queste dossologie, e vi accorgerete che il termine Signore, che è quello che corrisponde all'attributo della misericordia, è quello che ritorna più frequentemente. E come dire, questa storia celebrata anche dal punto di vista dell'orante è una storia che coglie la sovrabbondanza misericordiosa di Dio rispetto alla sua giustizia. Quindi nulla è casuale nella redazione finale. Ci sono poi studiosi più vicini a noi che hanno colto in queste sequenze pentapartite dei possibili riferimenti anche ai momenti della vita dell'uomo e soprattutto del cammino spirituale. Qui ve ne ho elencate alcune, sia quella di Shurachie, che come sapete ha scritto una bellissima introduzione ai Salmi, che vi consiglio di leggere, dove vede in questi 5 libri una corrispondenza fra notte, mattino, mezzogiorno, sera e nuovo mattino, quindi la scansione del giorno biblico che inizia al tramonto, e come dire, ogni momento celebra un momento della giornata che corrisponde anche a un momento del cammino spirituale. E poi, ecco, vedrete, ci sono altre possibilità. Io qui vi riporto quella di Divo Barsotti e di Alberto Mello, ma tra i commentatori ne potremmo trovare molte altre, proprio perché in questa scansione in 5 libri ciascuno ha cercato di vedere momenti diversi della vita del credente. Quello che a mio avviso dal punto di vista ebraico emerge con più forza, quello che la tradizione rabbinica sottolinea da sempre, è come in questo modo di pregare emerge un insegnamento rabbinico tradizionale. Bisogna benedire Dio sia nella gioia che nel dolore. Tant'è che la tradizione ebraica conosce benedizioni veramente per ogni aspetto della vita, per quando si gioisce e per il motivo per cui si gioisce,
per quando per esempio si osserva per la prima volta qualcosa di bello nel creato, per esempio la benedizione per quando si vede l'arcobaleno o per quando si vede la prima volta la fioritura di un albero, ma anche per quando si vivono i momenti tristi, per quando si è nella sofferenza, nella malattia, nel dolore per la morte di un congiunto o ancora nella sofferenza giustamente accusati. Quindi da una parte gli scritti rabbinici fissano queste benedizioni per ogni momento della vita, dall'altra abbiamo 150 salmi che fanno altrettanto, offrendo all'orante modalità liturgiche veramente di tutti i tipi. Ecco perché io credo che sia questa la ragione per cui anche il cristianesimo, come l'ebraismo, ha fatto dei salmi la fonte liturgica principale. Ecco. Una fonte liturgica che nel mondo ebraico non è mai da sola. Noi alterniamo salmi a benedizioni tradizionali e anche a poesie liturgiche che si ispirano ai salmi, che sono state quasi tutte scritte nel periodo medievale, si chiamano piyutim, è il plurale di piyut per chi conosce l'ebraico, e sono poesie liturgiche che nascono soprattutto nella Spagna prima della cacciata degli ebrei, la Spagna prima del 1492, dove tra l'altro il confronto e anche la collaborazione fra ebrei, cristiani e musulmani era grande. E sono nati questi componimenti poetici religiosi che successivamente sono entrati nella liturgia sinagogale. Quindi la nostra liturgia, sia che la preghiamo a casa individualmente, sia che la preghiamo in sinagoga comunitariamente, è costruita alternando salmi a queste poesie religiose a benedizioni. Ma prima di arrivare alla liturgia in senso stretto, vorrei spendere due parole riguardo ai salmi imprecatori. Non so, avete già avuto un incontro su questo forse? No, perché so che nella liturgia cristiana, in particolare cattolica, sono stati tolti. Noi li usiamo e li usiamo anche nelle grandi feste come Pasqua, per una ragione molto semplice. Il salmo imprecatore non esprime alla lettera ciò che dice. Guardate, vi inviterei a prenderne uno veramente molto noto, direi il salmo 137, dunque vediamo che numerazione avete, però potrebbe essere, vi dico subito come comincia. Presso i fiumi di Babilonia, ecco, 136 per voi? 37, ok. La Bibbia porta quella sì, maggiore, okay. Liturgica invece di Babilonia. Ah, ok. Comunque, 137 e ci intendiamo. Come sapete è un salmo che ricorda l'esilio in Babilonia. Tant'è che inizia dicendo: presso i fiumi di Babilonia la sedevamo e anche piangevamo ricordandoci di Sion. Potrebbe non essere la vostra traduzione, è un po' più letterale questa. E prosegue: sui salici in mezzo ad essa, cioè in mezzo a quella terra, avevamo appeso le nostre cetre. Infatti là ci chiedevano i nostri deportatori le parole di un canto e i nostri oppressori allegria. Cantate a noi un canto di Sion. Ma come potevamo cantare un canto del Signore sul suolo straniero? E qui subito a questo lamento segue, scusate, un richiamo a Gerusalemme che non deve essere mai dimenticata neanche in esilio. Infatti il versetto 5 ripropone un'espressione che probabilmente conoscete molto bene: se io ti dimentico, o Gerusalemme, si paralizzi la mia destra, si attacchi la mia lingua al mio palato, se non mi ricordo di te, se non innalzo Gerusalemme al culmine della mia gioia, che è un modo per dire ovunque sia, anche lontano,
lontano dal Tempio, il mio cuore deve essere lì. E a questo punto inizia una sezione imprecatoria che letta così e presa alla lettera può spiacciarci. Leggiamola insieme, versetto 7, 8 e 9. Ricorda, o Signore, contro i figli di Edom il giorno di Gerusalemme, quando dicevano distruggetela, distruggetela fin dalle fondamenta. O figlia di Babilonia devastatrice, vi ricordo che gli ebrei sono esiliati là, felice chi renderà a te il contraccambio di ciò che hai fatto a noi, felice chi afferrerà e sbatterà i tuoi piccoli contro la roccia. E il verbo sbattere significa proprio sfracellare. E uno si domanda come si può pregare con queste parole? Ecco, si può se si ha la chiave interpretativa corretta. Ora, nel contesto ebraico che fissa il canone biblico, e i salmi, come sapete, sono fra i testi che si sono fissati più tardivamente, come tutti i sapienziali, non a caso finiscono nel terzo gruppo. In questa mentalità, il genere letterario che vuole chiedere a Dio di fare giustizia a lui anziché lasciare all'uomo una giustizia che sarebbe sicuramente sproporzionata, è questo. Quello che qui è scritto è quello che l'uomo farebbe se dovesse farsi giustizia da solo. Cosa farebbe? Afferrerà i piccoli di Babilonia e li sfracellerà contro la roccia. Il fatto di scriverlo in un salmo imprecatorio sta a dire: se dovessi farmi giustizia io farei così, ma non voglio farmi giustizia io, rimetto a te, o Dio, il fare giustizia secondo quanto riterrai opportuno, in maniera che la giustizia non sia vendetta. E infatti testi come questi sono commentati nelle fonti rabbiniche sottolineando che la vendetta non porta a nulla, ecco, la vendetta va sempre evitata. D'altro canto l'uomo che soffre ha bisogno di sfogare la sua sofferenza, e allora come fa? La sfoga a parole, ed è un modo per dire a Dio: fai giustizia tu, perché altrimenti io agirei così. Questo è il motivo per cui noi usiamo i salmi imprecatori anche nella liturgia di Pasqua, dove usiamo altri salmi a un certo punto per dire: rovescia Dio tu la tua ira sulle nazioni, perché se lo facessimo noi faremmo una strage. Quindi il salmo imprecatorio non va utilizzato pensando che ci si augura che questo accada, ma pensando che queste parole sono proprio fatte per evitare che accada questo, ma accada invece la giustizia divina. Per questo noi li utilizziamo senza porci altri problemi, perché sappiamo che vanno interpretati in questo modo. Se non sbaglio, la liturgia monastica cristiana li ha mantenuti, forse perché il mondo monastico ha sempre avuto una grande attenzione agli studi biblici e quindi ha sempre saputo anche come interpretarli. Quindi questo era per dirvi che noi li preghiamo tutti, senza esclusione. E spesso diamo molta enfasi anche a quelle indicazioni che prima dei salmi sovente ci dicono a chi sono dedicati, se sono salmi di Davide, come devono essere cantati. Queste indicazioni da dove vengono? Vengono dalla liturgia del Tempio, che oggi non c'è più, quando tra il cortile degli uomini e delle donne c'era una gradinata che permetteva l'accesso attraverso la porta di Nicanore dalla zona appunto delle donne a quella degli uomini, esattamente davanti all'altare dei sacrifici e al Santo dei Santi. Su quei gradini stavano i Leviti, che erano preposti alla musica per la liturgia, ed erano lì per poter essere sentiti sia nel cortile delle donne che in quello degli uomini. Quindi queste notazioni musicali inizio ai salmi davano ai Leviti una serie di
indicazioni per come suonare i salmi. Ma nello stesso tempo ci attestano anche spesso la modalità con cui poi venivano cantati. All'epoca del Tempio venivano sicuramente cantati a cori alterni, coro degli uomini e coro delle donne. E questo lo sappiamo da un'indicazione interna ai salmi che nelle traduzioni italiane purtroppo non ritrovate, la notazione Selah, che vuol dire forse pausa. Su questo termine si discute anche fra ebrei su quale sia la traduzione migliore. Riteniamo che pausa sia la più adatta, perché all'interno dei salmi, dove le tematiche a volte cambiano, abbiamo sentito il Salmo 136 prima, dove si parte da una celebrazione del Dio creatore, poi si passa alla storia di Israele e poi di nuovo alla celebrazione del Dio creatore che dà da mangiare a ogni vivente. Ora, dove i temi cambiano, anche la musica di supporto cambia, che sia strumentale o che siano cantati a cappella. Quando cambia il tema si cambia la musica. E spesso nei salmi, laddove è importante sottolineare il passaggio tra temi diversi, c'è questa notazione, Selah, che permetteva ai Leviti di cambiare musica e ai due cori di riorganizzarsi, perché spesso al coro che cantava si univano anche, sempre a cortili alterni, le danze liturgiche in cerchio, le danze degli uomini e le danze delle donne. Abbiamo nelle fonti rabbiniche grandi testimonianze al riguardo, dove appunto si attesta che nelle grandi feste le danze degli uomini e quelle delle donne si alternavano fra di loro. E allora capite che questa indicazione pausa serviva per i musici, per organizzarsi nell'atteggiamento liturgico, perché, come ripeto, si prega con tutto il corpo. Oggi le danze in sinagoga ritornano soprattutto in alcune feste, ma il movimento del corpo è costante, perché quando l'ebreo, seguendo il ritmo della cantillazione, ondeggia, avete mai visto magari anche al muro occidentale ebrei che pregano ondeggiando, che cosa fa? Segue col corpo il ritmo della preghiera, proprio per esprimere con tutto se stesso ciò che sta dicendo con le labbra, cantillando. Quindi questi salmi sono nati per essere pregati con tutto l'essere della persona. Capisco che questo vada un po' in contrasto con una visione occidentale più ieratica del sacro, dove il sacro richiede concentrazione. Nella nostra tradizione non è così. Fin da piccoli ci viene insegnato che se si prega troppo fermi e troppo lentamente, concentrandosi, si prega solo con la testa e si dissocia la preghiera dal resto del corpo e dal cuore. Se invece si prega lasciandosi portare dalla cantillazione e dalla musicalità insita al salmo stesso, tutto il corpo partecipa e allora il corpo si muove, perché il ritmo del salmo non mi porta a stare fermo. Per stare fermo devo dissociare il corpo dalla mente e dal cuore. Io credo che questo sia un dato anche molto culturale, perché credo che, mi confermi lei se sbaglio, nelle chiese cristiane d'Africa quanto sto dicendo funzionerebbe benissimo, ecco. Per cui credo che sia più un dato culturale. Ecco, sappiate che questi testi nascono in una cultura che, come quella africana, non può pensare di pregare senza muoversi, perché tutto il corpo deve partecipare. Ma per farvi notare come anche queste notazioni in cima ai salmi diventano preghiera, prendete un attimo per cortesia il Salmo 66. Proprio al primo versetto. Se non sbaglio, nella tradizione cristiana queste notazioni non si pregano, quando ci sono si parte dal versetto dopo.
Il primo versetto del Salmo 66, che ha come notazione ebraica le manseach o le menazeach, a seconda di come è vocalizzato, mismor, shir mismor, che vuol dire, in genere traducono a chi presiede il coro o al maestro del coro, canto o cantico e salmo, sono le tre indicazioni. Ora, questa espressione a chi presiede il coro, in realtà è resa attraverso la configurazione di una radice verbale ebraica, natsach, che significa avere successo, portare un'operazione, una missione a buon fine. Per cui, se volessimo tradurre più letteralmente questa indicazione, dovremmo dire a colui che è capace e degno di vincere. Quel là davanti a questo termine, per chi di voi conosce questa lingua, indica, è un complemento, una preposizione di moto a luogo che indica la direzione, la destinazione, quindi a colui che è destinato a vincere. Quindi, come dire, colui che guida questa preghiera è qualcuno destinato a vincere, ma a vincere che cosa? A vincere quella che è la salvezza, il fine ultimo della storia. Per cui talvolta questo salmo, i salmi che iniziano così, vengono pregati anche in chiave messianica, nella prospettiva dei tempi messianici, perché il maestro del coro diventa colui che può vincere. Poi probabilmente qui c'era un'indicazione anche per i Leviti e per chi tra i Leviti faceva il maestro del coro, ma in seconda battuta nella tradizione rabbinica poi è prevalsa anche questa accezione. Ora, a volte abbiamo espressioni liturgiche che collezionano l'inizio di più versetti per dire qualcosa. Adesso ve ne propongo una, poi l'ascoltiamo. Immaginate di mettere insieme questo versetto, quindi a chi presiede il coro, cantico salmo, e poi subito il resto del versetto 1, acclamate o Dio voi tutti della terra, inneggiate anche il 2 alla gloria del suo nome, rendete a lui la gloria della sua lode. Quindi è un inno di lode qua, si sta celebrando chi? Il Signore che è il re della terra e dell'universo. Se a questo versetto, senza andare avanti con lo stesso salmo, aggiungiamo il primo versetto del Salmo 68, li trovate in sequenza, che cosa troviamo? Troviamo ancora delle indicazioni a chi presiede il coro, quindi la stessa indicazione di prima. Sentite, 68 il Salmo, sentite che c'è di nuovo questo al maestro del coro, che è come prima colui che è capace di vincere. Qui si aggiunge che il Salmo è di Davide, e poi il versetto 2 continua, sorge Dio, si disperdono i suoi nemici e fuggono quanti lo odiano davanti a lui. Sentite che c'è una logica, questo Dio che è capace di vincere sulle contraddizioni della storia, che è il Dio dell'universo, all'inizio del Salmo 78 diventa il Dio che, quando sorge, fa disperdere i nemici e tutti coloro che lo odiano. C'è poi una terza parte, bisogna saltare al Salmo 121, al versetto 4, questa volta non è più proprio l'inizio. Il versetto 4, anche questo è un passo salmico che probabilmente conoscete. Ecco, non si addormenterà e non dormirà il custode di Israele, che è Dio. Quindi, quel Dio che può tutto, celebrato come Dio dell'universo, di fronte al quale i nemici fuggono, è quel Dio che non si addormenterà e non sonnecchierà, perché è il custode di Israele. Ora, in alcune liturgie noi teniamo questi tre passi insieme e li cantiamo come un unico salmo. È una sorta di collana salmica
che si lega il nome proprio dell'inizio al maestro del coro, che è colui che può tutto. Adesso ve la faccio sentire in una versione musicata, quindi non sinagogale, perché in sinagoga, dopo la caduta del Tempio, la musica strumentale è bandita, in segno di lutto. Gli ebrei riformati però la usano, quindi qui ve la faccio sentire nella forma musicata che cantiamo in occasione di feste, quindi non nella liturgia sinagogale, oppure nelle sinagoghe riformate. Sentite un po', è in ebraico naturalmente, ma i versetti sono questi. No, non è questa. Il CD 5. No, non è questa, non è questa, scusa. Questo qua, questo qui e questo qua. Ecco, se sì, è molto vivido, ha già accoppiato le tracce, quindi tra l'altro è un CD che ha proprio, è solo in ebraico però, e ha tutte le musiche legate a tutto il Tanakh, tutta la Bibbia ebraica, da Genesi fino ai Ketuvim. Sì, è molto bello. E ecco, se avete notato, questo l'Amenazzea, quindi al maestro del coro, diventa poi anche un ritornello. Cioè praticamente quelle che sembrerebbero notazioni per il canto secondarie, che molti in altre, come nella tradizione cristiana, non usano, noi le usiamo come ritornello, perché in questa espressione al maestro del coro, a colui che tutto può, c'è la chiave di lettura dei tre salmi, di cui si prendono solo tre versetti e si fa una collana. Quindi questa notazione diventa il ritornello, la chiave di lettura. Ecco. Ma rimanendo sempre in questo orizzonte di salmi per dare lode a Dio, l'altro elemento importante da ricordare è sapere che il termine preghiera in ebraico, tefillah, viene da una radice verbale, palal, che significa tante cose. Significa decidere, significa giudicare, significa anche fare giustizia. Quindi dentro la parola preghiera in ebraico, dentro il termine tefillah, ci sono tutte queste idee: prendere una decisione, che è quella di leggere o no la storia con gli occhi di Dio, ma anche dell'accettare un giudizio, dell'accettare la giustizia di Dio. Quindi l'atteggiamento di chi prega coi salmi è l'atteggiamento di chi si lascia giudicare da Dio attraverso questa preghiera, perché questa preghiera non solo veicola i sentimenti dell'uomo, ma veicola anche un messaggio divino. Lo abbiamo visto nel salmo imprecatorio, ma potremmo vederlo in tutti i salmi. Ecco, il salmo mi dice qualcosa dei sentimenti dell'orante, ma mi dice qualcosa anche di come Dio ascolta questa parola. E in questo orizzonte c'è un insegnamento tradizionale, tra l'altro che si fonda a sua volta su un salmo, per spiegare qual è la vera preghiera. È un insegnamento che viene dal Talmud babilonese, quindi da una fonte rabbinica successiva alla chiusura del canone, e che appoggiandosi sul salmo 17, in particolare al versetto 15, dove l'orante dice: io nella giustizia contemplerò il tuo volto. Che cosa insegna? Il maestro che lo insegna è Rabbi Eleazar, che dice, si dice, siamo a pagina 6 del fogli che vi ho dato. Rabbi Eleazar cosa fece? Diede prima una moneta a un povero e poi si mise a pregare, perché disse: sta scritto, io nella giustizia contemplerò il tuo volto. Come dire, io non posso pregare, non posso mettermi in ascolto del giudizio di Dio, che è un giudizio giusto, se prima a mia volta non ho pregato la giustizia, non ho praticato la giustizia. E allora, se sto pregando e accanto a me c'è un povero, non posso pregare senza prima fare un'elemosina, perché l'elemosina, tzedakah in ebraico,
è un gesto che ristabilisce la giustizia, ristabilisce l'equa distribuzione dei beni. E che, se volete, è un po' la dinamica anche della profezia di Isaia, che in riferimento ai digiuni rituali, tra cui quello del giorno di Kippur, che è il più lungo, dice: non è questo il digiuno che voglio, ma è sciogliere le catene dell'oppressione, dare il pane ai poveri, ristabilire la giustizia sociale. E allora la tradizione insegna: non puoi pregare se non sei in un equilibrio di giustizia sociale con gli altri. Ma ristabilita la giustizia, come ha fatto Rabbi Eleazar, una delle preghiere salmiche più ricorrenti nella liturgia ebraica e credo anche in quella cristiana, è la preghiera dell'Alleluia, usando in maniera diversa tutti i salmi che compongono l'Alleluia. Li cantiamo interamente dal primo all'ultimo fino al 150 nella liturgia di Pasqua, la prima sera e la seconda. Noi celebriamo la Pasqua su 7 giorni, quindi sono 7 giorni di festività. Nei primi 2 cantiamo tutti i salmi d'Alleluia in sequenza completi. Negli altri 5 giorni li cantiamo soltanto parzialmente, anche qui come segno di lutto, di solidarietà con gli egiziani che durante il passaggio del Mar Rosso sono morti. Il popolo ebraico è passato all'asciutto, tutti si sono salvati. I soldati del faraone con i cavalli e i loro cavalieri sono finiti nelle acque del Mar Rosso. E allora anche qui, in quella che è la festa più importante dell'anno, ci viene insegnato che non si può gioire pienamente della nostra libertà se questa è costata la morte a qualcuno. E quindi la grande sequenza dei salmi di Alleluia la cantiamo diciamo così, levando una parte di ogni salmo. Ora, sentirla tutta sarebbe molto lunga. Vi faccio sentire adesso dall'altro CD, Beppe, quello verde, vi faccio sentire, prima lo vediamo, una sequenza di Alleluia che mette insieme Salmo 117 e Salmo 118. Andiamo a prenderli. 117, così se volete, per chi sa un po' l'ebraico, seguire, avete un'idea di quali sono i versetti. Il Salmo 117 è molto breve, sono solo 2 versetti. Lodate il Signore voi tutte o genti, celebratelo voi tutte o nazioni, perché ha prevalso su di noi il suo amore e la verità del Signore per sempre, alleluia. Quindi è un salmo che ha un orizzonte cosmico grandissimo. Questo salmo viene cantato nella sequenza che sentiremo interamente, dopodiché senza interruzione, quando noi li leghiamo, come avete sentito anche prima, non facciamo pause tra uno e l'altro, li andiamo via uno dopo l'altro, si prosegue col 118, che è un po' il fratello del 136 che avete sentito prima, perché ha lo stesso ritornello, Ki Leolam Hasdo. Qui però il ritornello riprende anche tutto il versetto 1. Celebrate il Signore perché è buono, perché è eterna è la sua misericordia o il suo amore, come vogliamo tradurlo. Quindi per chi sa l'ebraico la ripetizione sarà Odul Adonai Kitov Ki Leolam Hasdo, che ritornava anche nel Salmo 136. Dopodiché qui abbiamo il Salmo 136 un po' più in sintesi. Dica dunque Israele, sì, eterna è la sua misericordia. Dica dunque la casa di Aronne, sì, eterna è la sua misericordia. Dicano dunque quelli che temono il Signore, sì, eterna è la sua misericordia. Fin qui sentirete l'alternanza del versetto più il versetto 1 continuamente ripetuto. Dopodiché proseguirà
coi versetti 5 e 6 senza ritornello e sentirete che cambierà la melodia, perché guardate un po': nell'angoscia ho invocato il Signore, mi ha risposto e mi ha tratto al largo il Signore. Cioè, dalla lode siamo passati alla supplica nell'angoscia. Cambia tema, quindi cambierà anche la musica. E poi, il Signore è per me, non temo. Che cosa può fare a me l'uomo? È la preghiera di chi nell'angoscia si fida di Dio, perché sa che lo accompagnerà anche in questa situazione. Dopodiché si passa al versetto 7, sempre con la stessa musica: il Signore è per me tra coloro che mi aiutano e io vedrò, ma anche trionferò su quelli che mi odiano. A questo punto vengono saltati dei versetti, si salterà al versetto 15 e di nuovo sentirete cambiare la musica, perché qui cambia di nuovo il tema. Il versetto 15 dice: voci di giubilo e di salvezza nelle tende dei giusti, la destra del Signore ha fatto prodezze, la destra del Signore si è alzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. E così si arriverà poi alla fine, dove l'orante continua a celebrare Dio dicendogli: non morirò, resterò in vita, racconterò le opere del Signore, mi ha provato duramente il Signore, ma la morte non mi ha dato, apritemi le porte della giustizia, entrerò in esse e celebrerò il Signore, questa è la porta del Signore, i giusti entrano in essa. E si conclude col ringraziamento: ti ringrazio perché mi hai esaudito, sei stato la mia salvezza. E qui c'è un passo che viene ripreso anche dai Vangeli: la pietra che scartano i costruttori è diventata testata d'angolo. Questa è opera del Signore, è mirabile ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, esultiamo e gioiamo. De, o Signore, salva ti prego, De, o Signore, da vittoria ti prego. E si conclude qui, gli ultimi versetti non vengono cantati, perché come sentirete in questa conclusione c'è la radice dell'osanna cristiano, perché in ebraico quest'ultima parte corrisponde a Anà Adonai, Oshiana, che vuol dire salva ti prego, Anà Adonai Atzlicha Na, orsù Signore da vittoria ti prego. Quindi quando voi cantate l'osanna nelle vostre liturgie riprendete questa espressione ebraica che noi prendiamo dai salmi di alleluia e che soprattutto a Pasqua enfatizziamo. Adesso sentiamo questa sequenza, ma la sentiamo nella versione sinagogale, quindi cantata a cappella, con un ritmo che sta fra la cantillazione e il canto. E sentirete, partiremo dal 117, seguirà il 118 nei versetti che vi ho detto, e vedrete che dove cambia la musica è perché cambia tema. Andiamo pure. Alleluia, non mai colori, ma per un colla umbi, chi capare muvello, e me da giurare un'alleluia. Inizia il 118. Oh.
Sono le voci di giubilo queste. Non morirò, resterò in vita. Che è un lamento funebre qua. Qui mi ha provato duramente il Signore, ma non mi ha dato alla morte. Porte della giustizia, che entrerò in esse e celebrerò il Signore. Della giustizia e i giusti entrano in essa. Siamo qui. Che cambia, perché qua inizia il ringraziamento. Ti ringrazio perché mi hai esaudito e sei stato mia salvezza. Questa è la pietra che hanno scartato i costruttori, è diventata testata d'angolo. Questa è opera del Signore, mirabile ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, esultiamo e gioiamo in esso. E adesso attenzione a quel che segue. Sta ripetendo. Sta ripetendo.
Ecco, adesso. Questo è l'Osanna, Osianna. Lo ripete tre volte. Questo non è più Osanna, ma lode al Signore che ci dà vittoria. Ecco, quindi l'Osanna della vostra liturgia viene da qui. Ecco, quindi vedete, è un modo di cantare diverso. Poi ci possono essere varianti a seconda delle comunità, però lo schema è questo. Per farvi, questo ecco, è un allel che cantiamo soprattutto a Pasqua e lo continuiamo, lo cantiamo prima così, poi lo continuiamo andando avanti fino al Salmo 136. C'è invece l'altro alleluia più breve, solo il Salmo 150, che si canta per solennità minori oppure anche in occasione delle tappe religiose della vita, come la circoncisione. Il Salmo 150 è quello che conclude il Salterio, nel CD il numero 21, in quello. E lo rivediamo un attimo insieme perché il 21, no, scusami, 41, hai ragione. Lo rivediamo un attimo perché è un po' il salmo che fa sintesi di tutto il Salterio. Infatti inizia dicendo alleluia, che in ebraico vuol dire date lode a Yah, a Dio. Lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nel firmamento della sua potenza, che vuol dire nel Tempio ma anche in tutto il creato. Quindi non è necessario essere nel Tempio per dare lode a Dio, lodatelo nel Tempio e nel creato. Lodatelo per le sue imprese, lodatelo per l'immensa sua grandezza, quindi per quello che ha fatto per noi. E poi come lodatelo? Lodatelo col suono dello shofar, che è il corno di montone, che si usa solo in alcune liturgie. Lodatelo con l'arpa e la cetra, erano gli strumenti dei leviti. Lodatelo con il timpano e con la danza, lodatelo con le corde e con il flauto. La danza aveva spesso come supporto il timpano, il tamburello e il flauto, la danza liturgica. Lodatelo con cembali sonori, lodatelo con i cembali squillanti, quindi si va increscendo, e poi tutto ciò che respira lodi il Signore, lodate il Signore. Tutto ciò che respira con col anshama è un termine che riprende quel termine nefesh da cui siamo partiti, la radice è la stessa, tutto ciò che respira. Tutto ciò che ha respiro, kol haneshama, quindi tutto ciò che ha uno spirito che respira, dia lode al Signore. In altri salmi si dice infatti che la lode a Dio può darla solo l'uomo vivente. Ecco. Ora ci sono varie modalità per cantare questo salmo, vi faccio sentire quella tipica delle celebrazioni per le tappe religiose della vita. Qui viene cantato tutto, 41, esatto. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 allelu
ora qui per fare l'incisione hanno fatto cantare un solista, solitamente cantiamo tutti insieme. Ecco, non c'è tanto l'uso dei cori alterni perché ricorda troppo il tempio, noi li cantiamo tutti insieme. Al limite c'è nei salmi come quelli che hanno il ritornello Ki Leolam Haslo, perché è eterna e la sua misericordia, al limite c'è il solista e tutta l'assemblea che risponde, ma i cori alterni come al tempio non li facciamo più, proprio per ricordare che la sinagoga non è il tempio e che l'ebraismo di oggi è l'ebraismo senza tempio. E adesso per concludere, visto che siamo di Shabbat, quindi l'altro CD, il numero 15, vi faccio sentire una parte, i primi tre versetti del Salmo 92, che è il Salmo proprio per il giorno di Shabbat. Se lo prendete un attimo, eccolo qua. Ha proprio il Salmo 92, ha proprio come indicazioni cantico per il giorno del sabato ed è un cantico di lode. Ebbene, rendere grazie al Signore e inneggiare al tuo nome, o Altissimo, annunciare al mattino il tuo amore e la tua fedeltà nelle notti. Sull'arpa a 10 corde, appunto, e sul canto modulato con la cetra. Ora, questi versetti vengono ripetuti più volte in questo salmo che di Shabbat si canta sia in famiglia che in sinagoga. Spesso ci si ferma qui fra il terzo e quarto versetto, spesso lo si canta tutto usando sempre il primo versetto come ritornello. Canto per il giorno di sabato, è bene rendere grazie al Signore e inneggiare al suo nome. Ecco, spesso il primo versetto lo usiamo come ritornello, ma sempre cantando tutti insieme. Ora qui lo sentiamo in una versione più da sinagoga riformata, con la musica e con uomini e donne che cantano assieme, e vi dà un po' un'idea di come anche nelle nostre sinagoghe, a seconda se sia ortodossa o riformata, anche la musicalità cambia un po'. Sentiamo. Dopo le parole ha proseguito cantando senza parole, da 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 la la la. Ecco, questo è il genere Nivun, il canto senza parole, che viene dalla tradizione mistica ebraica, molto utilizzato sia nelle sinagoghe ortodosse che riformate, perché indica la melodia che sgorga dal cuore e che non ha bisogno di parole. Quindi si inizia pregando, cantando con le parole, ma il trasporto mistico viene espresso quando le parole non servono più e basta una musica con dei monosillabi o bisillabi. E questo lo si fa moltissimo, anzi a volte in alcune sinagoghe si va avanti anche un buon 10 minuti con questi vocalizzi se tutta l'assemblea segue, perché vuol dire che tutta l'assemblea è immersa nello spirito di quel momento e non ha più bisogno delle parole per pregare Dio. Quindi la parola è il primo momento di un dialogo che poi prosegue in un'altra dimensione. Quindi per concludere e per arrivare al dovuto momento di pausa, praticamente pregare con i salmi nel mondo ebraico, ma penso anche nel mondo cristiano, significa partecipare a un singolare dialogo, che è quello tra gli uomini e Dio. E perché questo dialogo non sia fatto solo con le mie parole individuali, che sarebbero parole solo mie, ci si associa alle parole di quegli oranti che la scrittura ha canonizzato. Ciò non esclude che poi non ci sia anche una preghiera personale, assolutamente, ma la preghiera ufficiale e comunitaria è quella con le parole di quegli oranti che la tradizione ha canonizzato e che mi permettono di entrare in questo dialogo dove Dio non ha mai smesso di dialogare col suo popolo e di ascoltarlo. È un dialogo nel
quale si può entrare in qualsiasi momento, perché sul versante divino è sempre attivo, è un dialogo ininterrotto che Dio ha con le sue creature dal momento della creazione e che si è fissato nel testo sacro con queste parole che richiedono a noi oggi uno sforzo interpretativo, perché per poter pregare così devo prima sapere cosa andrò a pregare. Ecco, non posso andare in sinagoga, aprire il libro di preghiere e seguire, non mi dice nulla, cioè vuol dire che prima a casa mi sono guardata la liturgia di quel giorno per poter andare a pregare con gli altri in una coralità consapevole, altrimenti è mera ripetizione. Ecco. Quindi è un dialogo che chiede anche una componente di studio, se volete, è un dialogo impegnativo che richiede non solo un'adesione esistenziale, ma anche lo sforzo di entrare con tutta la persona, e questo significa anche sfera intellettuale, non è solo sentimento, le due cose vanno sempre pari passo. Bene, io direi che... E questo, no, pensavo fosse troppo tardi, no, però no, lo facciamo. Allora, subito dopo facciamo il Salmo 126, che è uno del canti delle salite, prendetelo pure un attimo. 126. Sapete che i canti delle salite erano quei salmi che si cantavano soprattutto nelle tre feste di pellegrinaggio, Pasqua, Pentecoste, quindi dono della Torah e capanne, feste che prevedevano un pellegrinaggio di tutti gli ebrei al Tempio di Gerusalemme. Infatti ancora oggi si chiamano Shloshah Regalim, i tre pellegrinaggi. Quando si arrivava ai piedi del Monte Zion ci si organizzava in cortei, uomini e donne, dove si alternavano salmi cantati e danzati, ma erano i cosiddetti salmi delle salite. Il 126 è uno di questi e che tra l'altro riprende il tema del ritorno a Sion degli esuli di Babilonia, perché infatti dice, Cantico delle Salite, quando il Signore ci fece ritornare i prigionieri di Sion eravamo come trasognati. Allora si riempì di sorriso la nostra bocca e la nostra lingua di giubilo. Allora si diceva tra le genti: è stato grande il Signore nell'agire con loro. È stato grande il Signore nell'agire con noi e per questo eravamo felici. Fa ritornare, o Signore, i nostri prigionieri come i torrenti del Negev, che è il deserto più grande a sud del paese. E poi conclude: coloro che seminano nel pianto, nel giubilo mieteranno. Ed è il paradigma dell'esilio. Siamo andati piangendo, siamo tornati gioendo. Andando se ne va e piange, colui che porta il seme da gettare, nel tornare viene con giubilo colui che porta i suoi covoni. Quindi il ritorno da Sion diventa il paradigma di ogni momento della vita, dove prima compaiono le lacrime e poi compare la gioia. Sentite come viene cantato sempre in una versione musicata. Anche qui la tendenza alla fine a riprendere i primi versetti è proprio perché nei primi versetti normalmente c'è la chiave di lettura di tutto il cantico. Ecco, un piccolo assaggio, chiaramente la varietà dei salmi e delle musiche che li accompagnano è grande. Questo ho cercato di darvi un assaggio un po' di quelli più usati, e per mostrarvi come c'è una preghiera comune tra ebrei e cristiani legata ai salmi, ma una modalità un po' diversa di utilizzarli.